+60%. No, no, purtroppo non è il rendimento di un portafoglio, o comunque non è un utile o qualche variazione positiva del mercato di oggi. In realtà +60% è quella che è stata la variazione del gas da un anno fa ad oggi. Siamo sopra la soglia degli $8 e a questo trend incontrollato del prezzo del gas chiaramente ci sono delle manovre da attuare. Ma non è questo il tema che affronteremo oggi. Noi vogliamo capire in realtà come utilizzare questo trend assolutamente incontrollato per gestire al meglio il nostro portafoglio di investimenti. Nello specifico ho preso 3 aziende rappresentative del settore energetico in Italia, le ho messe un po' a confronto per cercare di capire insieme se è conveniente investire nel settore energetico italiano oppure no. Ma di questo e molto altro ne parleremo solo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, sono Antonino e sono qui oggi per parlarvi di 3 delle più importanti aziende del settore energetico in Italia. Affronteremo un po' quelle che sono le dinamiche delle ultime trimestrali per capire insieme come si è mosso il prezzo di queste 3 aziende nel corso degli ultimi 9 mesi, quindi praticamente per tutto il 2022, e per capire insieme che tipi di vantaggi si possono ottenere investendo oggi in questo settore, se ce ne sono ovviamente. Le 3 aziende di cui parleremo nello specifico sono Eni, Tenere e Snam. Eni certamente non ha bisogno di grosse presentazioni, cioè come sapete è un ente pubblico che esiste da svariati anni ed è leader mondiale praticamente di quella che è l'estrazione del gas, ma non solo, perché opera anche in altri business come sappiamo. In più opera in 69 paesi e ha più di 30.000 dipendenti, per cui parliamo di una big mondiale in questo settore, non solo italiana. Tenaris invece è leader globale, anche questo a livello internazionale, quindi per quella che è la produzione di tubi finalizzati per l'appunto all'estrazione del gas, quindi lavora nel settore energetico ma offre la strumentazione ai fini di estrazione, quindi non si occupa direttamente dell'estrazione. E Tenaris, al pari di Eni, non lavora soltanto nel settore del gas ma anche in quello del petrolio. Oltretutto non è soltanto quotata nella borsa italiana ma anche nel NYSE, nella borsa dei valori delle città del Messico e anche nella borsa di Buenos Aires. E poi abbiamo la terza, che è sicuramente la più piccolina delle 3, però comunque è una società che ha tanto potenziale, io la considero una società giovane con un futuro decisamente interessante, che è Snam per l'appunto. Snam, come sappiamo, è una società di infrastrutture energetiche con sede a San Donato Milanese e principalmente si occupa di trasporto e stoccaggio di gas metano. Come già anticipato, tutte e 3 queste aziende sono chiaramente quotate nella borsa italiana, pertanto hanno l'obbligo di pubblicare quelle che sappiamo essere le trimestrali, documenti di fondamentale importanza per tutti noi investitori. In questo tipo di analisi ho preferito concentrarmi su 5 variabili per capire un po' la situazione in cui ci troviamo ed eventuali trend futuri. Queste variabili sono i ricavi, gli utili netti, i free cash flow, l'indicatore di debiti su capitale, parlo di debiti totali, quindi sia di breve sia di lungo termine, e ovviamente il prezzo dell'azione. Partiamo da quella che è la più piccolina delle 3, parliamo di Snam. Snam, come già abbiamo anticipato, ha sicuramente un business molto più limitato rispetto alle altre 2 e quindi ha dei numeri che sono decisamente più bassi rispetto agli altri e rischia, in quanto piccola società, di essere più in sofferenza quando ci sono questo tipo di situazioni di alta volatilità, soprattutto verso il ribasso. Vediamo quindi che cosa è successo a Snam da Q1-21, quindi dal primo trimestre del 2021 fino a quindi l'ultimo trimestre rendicontato, che è quello per l'appunto di Alfier di quest'anno, pertanto giugno 2022. Mentre per quanto riguarda il prezzo azionario ci concentreremo per tutte e 3 le aziende, tra l'altro, in quello che è stato il trend dal 1 gennaio 2022 fino ad oggi, perché è sicuramente stato il periodo di maggiore rilevanza in termini di ribassi sul mercato. Come sappiamo il 2022 è stato un anno a sé stante rispetto al trend del 2021. Ecco, per quanto riguarda per esempio i ricavi, Snam ha ottenuto nel Q1-21 dei ricavi per circa 717 milioni di euro. Questi ricavi nel corso di tutto questo periodo di osservazione sono giunti quindi fino ad Alfier 22 con un ricavo di 835 milioni. Registriamo quindi un aumento del 16% rispetto a quello che è stato Q1-21. Questo è un numero sicuramente interessante, però c'è sicuramente da sottolineare che per full year 21, quindi parlo del quarto trimestre del 2021, Snam aveva registrato in realtà dei ricavi pari a 951 milioni, quindi in realtà ha avuto un picco che non è stato sicuramente al Fier 22, per poi decrescere leggermente fino per l'appunto agli 835 milioni che abbiamo definito in precedenza. Un trend invece leggermente diverso si è avuto sugli
utili, perché sappiate che gli utili di Snam nel Q1-21 erano pari a 313 milioni di euro, mentre ad Alfier 21, quindi in realtà giugno 2021, questi utili erano cresciuti di tanto, arrivando a toccare addirittura i 560 milioni di euro. E quindi poi siamo giunti al valore di giugno scorso, che è pari a circa 361 milioni, registrando comunque un aumento del 15% rispetto alla data di partenza, che è quindi sempre Q1-21. In entrambi i casi, quindi sia ricavi e sia utili, hanno registrato un aumento decisamente importante, ma nessuna di queste due è una variabile tanto rilevante quanto la terza che vi sto per mostrare. Perché la variabile veramente determinante nell'analisi di Snam è quella che riguarda il free cash flow. I free cash flow, come sapete, sono flussi di cassa liberi, quindi parliamo proprio di liquidità netta di cassa. Pertanto un free cash flow molto elevato comporta quindi una situazione di liquidità assolutamente positiva. E pensate un po' che Snam a Q1-21 registrava un free cash flow di 168 milioni, mentre è arrivata a giugno 2022 registrando un valore assolutamente fuori dalla norma, che è quello di 2.000 milioni, pertanto 2.032 miliardi esattamente, praticamente registrando un aumento di free cash flow del 1.110%, quindi parliamo di valori assolutamente fuori dal normale. Questo tipo di incremento deciso del free cash flow è partito già da Q1-22, dove si assestava intorno al 1.007 miliardi, che è ulteriormente aumentato nel corso del secondo trimestre. Cosa significa? Il free cash flow diventa una variabile determinante nel momento in cui parliamo di società che distribuiscono dividendi, perché quando si ha troppa liquidità i business rischiano di avere per l'appunto una inefficienza, e più delle volte quindi succede che le società con un eccesso di liquidità improvviso si trovano magari a non avere delle spese o degli investimenti in ricerca e sviluppo per poter spendere quella liquidità in eccesso, e il più delle volte si ritrovano a doverla restituire in parte agli investitori. Considerate che Snam è una grande pagatrice di dividendi fino a questo momento, e sarebbe molto carino magari un dividendo straordinario l'anno prossimo, chi lo sa. Ulteriore variabile che si è comportata decisamente in modo migliore rispetto a 2021 è sicuramente quella del debito totale rispetto al capitale. Snam viaggiava intorno al 70% rispetto a questo indicatore, quindi il 70% del capitale bastava per coprire l'intera componente debitoria dell'azienda. Oggi quindi siamo arrivati in giugno 2022 a quello che è un valore di 65%, pertanto un ribasso di questo indicatore è sicuramente un ulteriore lato positivo all'interno del business, per cui questa società non si può dire che non abbia avuto degli importanti vantaggi dall'andamento del gas, del prezzo del gas, e comunque da un'operatività che si dimostra sempre efficace ed efficiente. Snam in tutto ciò si può dire quindi che abbia rinforzato il suo business nel corso dell'ultimo anno e mezzo. In tutto ciò però il prezzo di Snam, nonostante quindi i risultati assolutamente favorevoli, si ritrova ad avere un prezzo abbattuto del 11% circa rispetto a gennaio 2022. Oggi si assesta intorno al 4.7. Nel momento in cui vi mostro questi risultati, quindi siamo intorno ai 4,70 euro. Ora passiamo invece a Tenaris. Ok, allora Tenaris, come avevo detto, è un produttore globale di tubi per l'estrazione di gas e petrolio, ed ha avuto un andamento di ricavi ed utili assolutamente straordinario rispetto a Q1-21. Pensate che Tenaris ha registrato nel corso del Q1-21 dei ricavi pari a 1.018 miliardi, che sono diventati nel corso del Alfier 22, quindi del secondo trimestre di quest'anno, 2.008 miliardi. Significa un aumento del 137% dal Q1-21, per cui veramente tanta roba. Inoltre vi dico anche che in tutto il periodo di osservazione il trend è stato crescente e il picco è proprio quello di Alfier che vi ho già descritto. Lo stesso discorso vale per gli utili, perché gli utili sono registrati intorno a 106 milioni nel Q1-21, mentre si sono assestati a 636 milioni nel corso di giugno 2022. Pertanto parliamo di un aumento di circa il 499%, vabbè, il 500% rispetto a Q1-21. Anche qui non possiamo che dire che i risultati sono assolutamente positivi rispetto poi al trend azionario. E parlo ovviamente del trend di mercato, perché in questo caso, e solo in questo caso, ma lo vedremo dopo, il trend azionario di Tenaris è stato più che positivo. Mentre se bisogna registrare una pecca rispetto a queste variabili su Tenaris è quello del free cash flow, che si ritrova abbattuto del 68% rispetto a Q1-21. A supporto però di questo numero bisogna anche dire che quello di Q1-21 è stato il numero più elevato di free cash flow rispetto a tutto il periodo di osservazione, quindi si assestava intorno ai 900 milioni e oggi ci assestiamo intorno ai 280. Nulla da dire invece rispetto a quello che è l'indicatore di liquidità debiti su capitale, in quanto è rimasto praticamente lo stesso, non ha avuto particolari variazioni.
azioni. Tra l'altro Tenaris è una delle società meno indebitate che io abbia mai visto, si assesta intorno al 6-5% di debito su capitale, pertanto è veramente difficile che sia insolvente rispetto alla struttura debitoria che si ritrova. Deve succedere veramente qualcosa di rilevante all'interno del business. Di fatto Tenaris è l'unica di queste tre aziende, perché ancora Eni non l'abbiamo vista, però vi spoilerò questa roba, in quanto Tenaris è l'unica che ha avuto un trend positivo da gennaio 2022. Nello specifico il prezzo di Tenaris è passato da circa 9,5 euro a 14, a più di 14 euro, quindi registriamo circa il 45% di incremento, per intenderci. Quindi Tenaris si può dire che a livello di gestione operativa si è comportata divinamente negli ultimi trimestri, meno nella fase di liquidità, quindi nella gestione della liquidità, in quanto il free cash flow è sicuramente un aspetto negativo in questo momento, però al netto delle osservazioni che abbiamo già fatto, quindi il numero di Q1-21 era stato sicuramente straordinario, un numero fuori da quella che era la norma di Tenaris. Ora andiamo a vedere invece quella che è Eni. Eni delle tre è stata quella che sicuramente ha ottenuto più benefici da quello che è stato il trend di mercato e soprattutto il trend del prezzo del gas. Pensate che Eni a Q1-21 registrava un ricavo operativo di 14,5 miliardi, che sembra una cifra mostruosa rispetto a quelle che abbiamo già visto, ma per la realtà di Eni in realtà non è così grande. Di fatto a giugno 2022 si ritrova un ricavo operativo di 31,5 miliardi. Parliamo di un incremento di quasi il 120%, precisamente il 118%, e sono numeri decisamente mostruosi che ci fanno un po' capire la situazione del prezzo del gas. Un trend altrettanto positivo ed altrettanto importante è stato quello degli utili, perché pensate che a Q1-21 si assestava intorno agli 800 milioni, nello specifico in realtà 856 milioni, mentre a Q2-22 siamo arrivati ad un utile operativo netto di 3,8 miliardi. Parliamo di circa il 350%, leggermente meno in realtà se vogliamo fare i pignoli, ma è un incremento decisamente importante. Ovviamente questi risultati non potevano che portare anche dei benefici importanti su quello che è il free cash flow. Nello specifico pensate che il flusso di cassa libero di Eni a Q1-21 si assestava intorno al 1 miliardo di euro, mentre a giugno scorso siamo arrivati a un free cash flow assolutamente esagerato, che è quello di oltre 10 miliardi di euro. Parliamo di un incremento del 722%, se prendiamo i numeri precisi. Anche questo è un appunto decisamente importante se vogliamo guardare in ottica dividendi per l'anno prossimo, quindi per l'anno 2023. Ulteriore fattore decisamente importante è stato il ribasso del meno 25% su quello che è il debito su capitale. Pensate che Eni è passata da 66% di questo ratio straimportante nella scelta di un titolo in cui investire fino al 50%. E in tutto questo marasma di numeri positivi c'è da dire che il prezzo dell'azione di Eni è decisamente crollato rispetto a gennaio 2022. Parliamo di un decremento del 12,2% ed è passato dai 13 euro di gennaio fino agli 11 di questo momento. Pertanto Eni delle tre sicuramente si rileva la società più interessante in termini di investimento. In realtà anche le altre due hanno dimostrato numeri estremamente interessanti. Forse solo il free cash flow di Tenaris è l'unico lato negativo di questa analisi, ma ha le sue giustificazioni. Pertanto alla luce di quelli che sono i numeri che abbiamo visto di queste tre grandi rappresentanti del settore energetico in Italia, non si può che dire che il settore energetico è un business in cui in questo momento converrebbe investire, perché in realtà i risultati di quelli che sono i bilanci trimestrali dimostrano una situazione migliore rispetto a qualche mese fa, mentre il prezzo delle azioni, causa volatilità al ribasso da parte del mercato, sono sicuramente abbattuti. E quindi in realtà ha una certa finalità investire in questo tipo di aziende, sia a livello speculativo, perché sono effettivamente in questo momento sottovalutate rispetto ai risultati, e anche rispetto ai dividendi, perché lì dove c'è un flusso di cassa libero in più e quindi c'è un eccesso di liquidità che non si sa gestire, assolutamente c'è da prendere al balzo l'opportunità di eventuali dividendi straordinari. E questo sicuramente può essere una richiesta anche degli azionisti di queste enormi compagnie. Parlo ovviamente degli azionisti di maggioranza. Gli azionisti di minoranza ovviamente ne otterrebbero benefici delle esternalità positive. E con questo abbiamo chiuso l'analisi per oggi. Spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete gli ulteriori spunti o delle critiche, dei commenti, qualsiasi cosa va benissimo, ci troviamo qui in basso. E quindi adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!